Ciao ragazzi, allora stasera video dei prodotti smaltiti nel mese di febbraio dovrebbero essere. Sono diverse cosine, sono sempre nella busta di Kiko. Scusate, ma c'è Amelie che sta impazzendo. Fai la brava. Stai grattando il muso sul letto. C'è la coda, il culetto. Allora, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, in più dei prodotti che esiste la recensione nel mio canale ci sarà il link che vi rimanda al video con il minutaggio esatto. E questo, quindi il link al video della recensione al minutaggio esatto, lo troverete anche in sovraimpressione. Allora, ho finito una confezione di salviette struccanti della seta blu. Quelle all'aloe vera con soffice tessuto a nido d'api, estratto di aloe vera. Questa è la confezione da 40 salviette, sì, e con la confezione col tappo. In questi video avete visto che ho consumato dozzine e dozzine di queste salviette perché mi piacciono tantissimo, sono economicissime. Mamma le prende al negozio tutto 50 centesimi, tutto un euro, non mi ricordo più come si chiama. Sono efficaci, sono italiane, struccano, sono comode, non mi irritano la pelle, sono belle, belle pregne, le adoro. Poi ho finito la mia acqua termale delle Terme di Salsomaggiore. L'adoro questa acqua termale, non ho trovato di nuovo quest'acqua termale, quindi ho preso una della Roche-Posay che la sto testando in questo momento, ma questa mi piace molto di più. Poi ho finito della Garnier Ultra Dolce all'estratto di camomilla e miele, schiarisce, ravviva i riflessi, capelli chiari, senza parabeni, estratti naturali. È un buon balsamo, mi piace tantissimo. Non tantissimo, preferisco comunque balsami la linea della Schultz per i capelli chiari, però anche questa qua non è male. Poi ho finito della Yves Rocher un ennesimo campioncino di bagno doccia, questo era la vaniglia, anche questo mi è piaciuto, poi l'odore di questi prodotti mi fanno impazzire, quindi. Poi della Spa Sis. Ho finito una maschera purificante al Spa Sis Complex che mi è piaciuta tantissimo anche perché era trasparente e agiva senza seccarsi più di tanto e non tirava la pelle, poi era veramente efficace. Poi ho finito della Nika il contorno occhi con le cellule staminali, che ho usato anche come contorno labbra, della Essence della linea Pure Skin i cerottini per l'impurità del naso, quindi punti neri sul naso, poi della Nivea Visage una crema giorno al Q10, doveva essere SPF 15. Poi ho finito ancora della Yves Rocher della linea Hydrovegetal, l'acqua micellare idratante 2 in 1, anche questa mi è piaciuta. E ho finito anche, sì, non ricordavo che ci stava qua dentro, gli applicatori in silicone per gli ombretti. Cioè non è che li ho finiti, li ho messi in uso l'ultimo e io ovviamente li cambio ogni tot e li lavo, eccetera. Quindi dopo un tot li vado a cambiare perché si rovinano, non sono più. Scusate. Sono appena uscita da un bruttissimo raffreddore, anzi ho ancora un po' di residui, quindi è un attimo complicata la situation. Comunque li cambio, li lavo comunque, come tutti i pennelli vanno lavati e ogni tot li cambio. Quando vedo che ho la spugna, in questo caso lo silicone, si inizia a rovinare, li butto via e li cambio. Quindi questi sono i prodotti che ho finito nel mese di febbraio. Ho dato anche una cappellata. Già ho finito un prodotto a marzo, ma ve lo farò vedere nel prossimo video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Video? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, in gamba!